festa patronale di San Defendente. Siamo qua con due esponenti del consiglio direttivo della Proloco di Torre. Una bellissima festa che inizia oggi e andrà avanti per altri due giorni. Sì, benissimo, siamo qui a Torre Canavese, appunto, la festa è quella di San Defendente, festa patronale, cominciano proprio i festeggiamenti questa sera con la specialità del pesce, domani ci sarà una specialità di carne, c'è sempre un menù alla carta e lunedì c'è la specialità delle rane, tutte le sere sono accompagnate da musica e intrattenimento per fare festa tutti insieme. E cos'altro dire, vi aspettiamo nei nostri prossimi appuntamenti che sono più o meno nel mese di ottobre, una gita in qualche bella zona del Piemonte e poi faremo la classica serata della bagna cauda un po' più nel periodo invernale, facciamo sicuramente per i bambini anche Halloween e poi magari per gli auguri di Natale ci si ritroverà ancora per scambiarsi gli auguri. Un piccolo paese, quello di Torre, però vivo, pieno di vitalità, con appunto tante iniziative. La Proloco di Torre conta parecchie persone, tanti volontari che aiutano. Sì, certo, siamo un bel gruppo di giovani e anche di meno giovani che comunque sono molto molto importanti e molto utili per la buona riuscita della festa. La Proloco di Torre in tutto l'anno fa parecchie feste, cerca appunto di tenere il paese molto attivo e di far divertire dai più piccoli ai più grandi tutti insieme vivendo il paese. Uno degli appuntamenti estivi è la passeggiata gastronomica che fa vedere appunto tutte le piazze del paese e è un'associazione veramente molto attiva. E se ci fossero dei vostri concittadini o magari qualcun altro che si vuole avvicinare alla vostra Proloco, come può fare? Ci contatta, le porte della Proloco di Torre sono aperte a tutti perché non si dice di no assolutamente, per far festa e aiutare la Proloco siamo sempre qui.